Ora la parola a Gianfranco Refosco, segretario della CISL di Vicenza. Sì, beh, grazie dell'opportunità e anche dell'occasione e della domanda. Allora, non serve se non ritualmente rispondere positivamente alla domanda, perché ricordo, così cito anch'io doverosamente Gigi Coppiello, che quando lui era segretario della CISL ha già avviato dei percorsi anche nel territorio per sensibilizzare sull'unione dei comuni, sull'unione dei servizi dei comuni. Quindi come CISL su questo percorso qua ci siamo convinti. La settimana prossima abbiamo coinvolto Luciano Gallo in un seminario con il nostro gruppo dirigente, perché riteniamo che sia un percorso da fare. Ed è un percorso che io ritengo, si diceva siamo obbligati, lo facciamo per obbligo, si sta tirando a campare in giro. Quindi io sottolineerei il fatto che in questo territorio invece si spinge e anzi si mettono nello stesso tavolo, per così dire, tutte le categorie economiche e sociali insieme con le amministrazioni per dire partiamo subito, perché non è mica così dappertutto, questo non è mica così dappertutto neanche nel resto della provincia, perché tutto sommato con una visione breve si potrebbe tirare a campare altri 4-5 anni, no? Poi saremo ancora lì a dire abbiamo perso altri 5 anni. Quindi io ritengo che sia il momento giusto, ma non perché siamo obbligati, perché siamo ancora in grado di fare una scelta per virtù e non per necessità. Allora, secondo me però vorrei parlare del percorso che va fatto. Allora, secondo me noi abbiamo, noi come soggetti di rappresentanza politica, sociale, economica, abbiamo anche delle responsabilità culturali in questa fase qua, su due aspetti che sono nel titolo del percorso: la comunità e la sostenibilità. Allora, la comunità perché va in questo, anche in questo territorio va ricostruita la comunità. Rossi non aveva il problema di avere il consenso sociale rispetto alle cose che faceva, perché c'era una comunità coesa. Noi, come dicevi prima, sentiamo qualche tensione, qualche fenomeno di rottura della coesione sociale. Quindi io dico che il primo compito di chi ha responsabilità di rappresentanza sia quello di ricreare vincoli forti che partono proprio dalla condivisione dei progetti. Quindi il tema della comunità va enfatizzato, non solo dal punto di vista pratico, no, non penso che sia solo un percorso di messa in efficienza, ma è il percorso di creazione di una cultura condivisa, indipendentemente dal ruolo che si ha dentro la società. Secondo aspetto, che è quello della sostenibilità. La sostenibilità pone il problema dello sviluppo economico dentro a una questione di orizzonti temporali, perché la sostenibilità non vuol dire altro se non una cosa che ha anche la possibilità di essere, appunto, di sostenersi nel tempo. Allora, di fronte alla crisi che ha trasformato la nostra economia, la nostra società negli ultimi 4 anni, la domanda a cui dare la risposta in termini di sostenibilità oggi, siccome non siamo più in una condizione di ricchezza che viene prodotta e va redistribuita, ma siamo nelle condizioni del fatto che bisogna costruire la ricchezza prima di tutto. Allora la domanda da fare oggi è: siamo in grado di fare un progetto che sia a medio o a lungo termine e non solo con il risultato per domani mattina? E quanti sacrifici siamo disposti a sopportare come lavoratori, come imprenditori, come amministratori per avere un risultato fra 5 e 10 anni, visto che 10 anni fa non abbiamo fatto le scelte? Allora, questa è la questione sul quale si fonda la questione della sostenibilità, perché è chiaro, io sono d'accordo, non sarà mica un percorso facile. Però viene compreso, sostenuto e seguito da tutti, facendo ognuno un passo indietro, no? Togliendosi la casacca del club, solamente se abbiamo una prospettiva di medio termine, di miglioramento delle condizioni, perché guardate che il grosso problema nostro politico e economico è che gli ultimi 100 anni si è sempre vissuti in una condizione in cui si costruivano aspettative di miglioramento per gli imprenditori, per i lavoratori, per i cittadini, e noi dobbiamo essere in grado di fornire un orizzonte invece di sostenibilità, che può comportare sacrifici nell'immediato, però dei benefici nel medio termine. Quindi questo ha a che fare
con una questione che è quella della concezione della democrazia. Guardate che è ben rappresentata qui, perché la concezione della democrazia è, non è che decide l'amministratore, il sindaco, ma c'è la società civile che partecipa e contribuisce alla costruzione delle soluzioni. Questo funziona solamente se facciamo in modo che il risultato non sia solo uguale alla somma delle parti, ma che sia più della somma delle parti. Perché altrimenti ognuno cerca solo il risultato per chi rappresenta. Io vorrei chiudere con qualche tema di lavoro, perché poi secondo me vanno declinate in progetti queste cose qua. E allora io su 3-4 cose dico che si può fare un'azione di territorio. Guardate che oggi il problema, abbiamo condiviso con le categorie economiche negli ultimi mesi, con tutte le categorie economiche, con sindacato, che nel territorio vicentino non c'è un luogo, un tavolo, dove tutte le parti insieme con le amministrazioni stanno discutendo le strategie di sviluppo del nostro territorio. Allora, se si parte dal basso, con un progetto anche ambizioso, costruiamo anche questo luogo, facciamo in modo che questo tavolo si dia degli appuntamenti periodici di confronto su temi specifici. Allora ne butto lì 2-3. Primo, la mobilità, è stato detto prima. Schio Vicenza. Allora io farei un ragionamento però anche sulla mobilità pubblica. Ha senso che noi abbiamo il treno da Schio a Vicenza e di fianco ci passa l'autobus da Schio a Vicenza? E si fanno concorrenza, fra l'altro, con biglietti differenti e tariffe, no? O vogliamo partire dal territorio a ripensare anche la mobilità pubblica, costruendo il sistema, ce l'abbiamo già la metropolitana in superficie se facciamo la Schio Vicenza, con un sistema che si interseca con la mobilità su gomma. Cominciamo a mettere in campo un po' di idee su questa cosa qua. Seconda questione, si è parlato molto negli ultimi tempi dell'ospedale, ma la sfida del territorio non è l'ospedale, ma è quella dei servizi sul territorio. Allora è importante far funzionare l'ospedale, è importante affrontarne le criticità, eccetera. Ma dove stiamo sviluppando i progetti? No, l'ULS ci sta lavorando, ci siamo tutti dentro a ragionarci, però la vera sfida di questo territorio è come portiamo i servizi sociali e sanitari sul territorio fuori dall'ospedale. Questo è il tema, no? Uno dei temi sui quali bisognerà riuscire a capire se riusciamo a portare i risultati. Terza questione, che è quella del mercato del lavoro. Noi abbiamo un'esperienza importante nella provincia, che è quella del patto sociale, che ha dato anche dei risultati positivi, no, in termini anche di inserimento lavorativo, tant'è vero che si pensa già a una sua reiterazione con Cari Verona. Allora è possibile che questa unione dei comuni si sostanzi prima di tutto nella seconda fase del patto, i prossimi 2 anni, insieme con le categorie e le parti sindacali, a costruire un progetto specifico di incrocio domanda offerta del lavoro nella zona di Schio, punto di domanda. Allora io dico che su questi punti si può cominciare al di là, no, della questione dei servizi dei comuni, dell'integrazione, sui quali come sindacato faremo chiaramente la nostra parte, però questi sono tutti temi dove i soggetti che sono su questo tavolo sono in grado di dimostrare di essere in grado di passare dalle dichiarazioni alla scelta condivisa.